Eccoci con Fabrizio Macaro per Sport Fondano. Ripartiamo a curare lo sport di questa cittadina di Fondi. Fabrizio Macaro, che è comunque responsabile assessore dello sport del Comune di Fondi, ti chiedo chiaramente un po' la situazione di programmazione degli eventi sportivi della città di Fondi, visto che l'anno prossimo ci sarà un evento molto più importante, ma per adesso mi sembra che tutte le società sono ferme. Ma c'è qualcosa forse che si muove, eppure il Comune sta facendo qualcosa? Allora, intanto sì, hai detto bene tu, per via del Covid che ormai ha completamente bloccato l'attività sportiva da oltre un anno, il settore sportivo è stato quello più colpito da questa pandemia. Fortunatamente negli ultimi 2-3 mesi è iniziato a ripartire qualcosa, diverse discipline, so che il basket è ripartito, il calcio da un mesetto sono ripartiti con i diversi campionati a livello giovanile sempre. Sono ferme purtroppo tutte le attività che riguardano la pallanuoto, la piscina, le attività di danza. Abbiamo fatto diverse riunioni anche con il sindaco, l'assessore al turismo, in queste ultime settimane con le associazioni sportive. Purtroppo molti non se la sentono quest'estate di attivarsi per alcune manifestazioni sportive, quindi ripartirà tutto da settembre, speriamo, per le attività di base delle diverse associazioni. Per quanto riguarda le programmazioni del Comune, stiamo cercando di fare un torneo giovanile di basket, qualche esibizione di danza in piazza. Questo è per ripartire. Per quanto riguarda invece l'attività proprio degli impianti sportivi a Fondi, ci tenevo a sottolineare che sono stati affidati da circa una settimana, 10 giorni, i lavori di ristrutturazione del palazzetto dello sport di Via Mondo Santa Maria e la realizzazione nella stessa area, quindi alle spalle del palazzetto, di una nuova densostruttura. Mentre da circa 15-20 giorni sono stati affidati i lavori di ristrutturazione del campo di calcio di Madonna degli Angeli, dove verranno ristrutturati gli spogliatoi esistenti, realizzato un nuovo corpo spogliatoi, una tribunetta per gli spettatori e la realizzazione dei servizi igienici per il pubblico e un piccolo locale ristoro. Per quanto riguarda l'evento più importante per cui ci stiamo preparando, Fondi Città Europea dello Sport 2023, abbiamo presentato ad aprile la candidatura del Comune di Fondi al Salone d'Onore del CONI. Siamo in competizione con altri 7 comuni d'Italia, tra cui 3 sono capoluoghi di provincia come Trapani, Padova e Catanzaro, le altre non ricordo, Schio, Rende, adesso lo ricordo tutto. Noi siamo uno degli 8 comuni in lizza per avere questo titolo. Titolo che, se ci verrà riconosciuto, sarà veramente un'occasione per tutto il territorio, non solo per attività sportive, ma per tutte le attività anche economiche della città, perché un evento importante. Un evento importante che ci vedrà impegnati dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 nell'organizzazione di una serie di eventi di valenza regionale, nazionale, internazionale, anche se ci riusciremo, quindi eventi che hanno anche un costo abbastanza elevato, ma un evento ambizioso, perché è un evento che permetterà a Fondi di avere numerose atleti provenienti da tutta Italia, e atleti che poi, soprattutto quando si parla poi di attività e di iniziative a livello giovanile, portano parenti, amici al seguito. Ma sport di che genere? Sport di tutto. L'idea nostra è quella di coinvolgere tutte le attività sportive. Abbiamo chiesto già il patrocinio a tutte le federazioni e gli enti di promozione sportiva a livello regionale. Il CONI regionale già ci ha dato il proprio contributo in termini di patrocinio. Ci sarà a fianco, anche perché siamo l'unico comune del Lazio candidato. Quindi speriamo che anche la regione ci sia a fianco. Eventi che vanno programmati all'interno di un dossier che deve essere presentato nel momento in cui ci sarà la visita della Commissione Europea per la valutazione degli impianti sportivi, del programma stesso, degli eventi,
vorranno fare una visita della città, incontrare le associazioni sportive. Questa visita ci è stata comunicata proprio una settimana fa, ci sarà a Fondi dal 5 al 7 di settembre. Quindi dal 5 al 7 settembre dovremmo farci trovare pronti per cercare di ottenere questo titolo, che ripeto sarà un'occasione importante per tutta la città. Sicuramente. Torniamo un attimo al discorso precedente che mi hai parlato di strutture. Che cosa ti aspetti? Anche perché tu sei un uomo di sport in passato, sei stato giocatore di basket e quindi lo sai. È cambiato il discorso legato appunto al partecipare al campionato. Adesso si punta, come lo fa il Fondi Calcio, come lo fa la Virtus Basket Fondi, si punta alle giovanili per poi cercare di appunto sopravvivere, no? Sì, assolutamente. Le associazioni sportive, a meno che alle spalle hanno uno sponsor importante, una struttura societaria con imprenditori di un certo livello, adesso è difficile fare sport a livello di prima squadra. Bisogna lavorare bene nel settore giovanile che si fa veramente con costi minimi rispetto ad una prima squadra. Bisogna investire, perché nel giro di 3, 4, 5 anni, se si lavora bene con il settore giovanile, si ha poi le basi per una buona prima squadra. Prima squadra che, se poi ci si vuole lavorare sopra con alcuni innesti, si possono ottenere risultati, ma in qualsiasi disciplina, dal basket al calcio alla pallavolo. Certo, non si può avere la Serie A, perché poi per fare la Serie A entrano in gioco altre spese, che sono magari quelle delle sponsorizzazioni, le spese di viaggio, tutte altre cose che per quanto riguarda i campionati dilettanti vengono limitati, insomma. Però bisogna, soprattutto per la crisi dovuta al Covid che ha colpito non solo le attività sportive ma tutto il mondo produttivo e commerciale, quindi è difficile ora reperire sponsor e risorse economiche dalle attività commerciali. Quindi l'unico modo per fare sport adesso, per sopravvivere anche a livello sportivo per le associazioni, è quello di investire sui settori giovanili. Si fa la scuola calcio appunto giovanile. Senti, allora facciamo il punto sul dato essenziale che hai detto. A livello di strutture, il Comune metterà a mano appunto a tutte le strutture sportive che hanno problematiche, e quindi le associazioni sportive di Fondi avranno per l'anno prossimo a disposizione gli impianti sistemati, insomma. Sì, sì, allora l'obiettivo è quello di completare nel corso dell'anno prossimo la realizzazione della nuova struttura, una struttura importante, perché all'interno avrà un campo 40-20, che è il campo di calcio a 5 di pallamano, che permetterà proprio al palazzetto di liberarsi notevolmente. Il palazzetto invece sarà interessato dal rifacimento della copertura, di un nuovo parquet, ristrutturazione degli spogliatoi. Ricordiamo che il palazzetto da sport, insomma, parliamo dei tempi di quando comandava la sinistra al Comune. Palazzetto dell'85, quindi è stato mantenuto anche abbastanza bene, considerando che ha più di 35 anni. Mentre per quanto riguarda le altre strutture, l'anno scorso è stata ristrutturata la terza struttura in via Gobetti, a fianco al liceo. È stato fatto un piccolo ampliamento con due tribunette che permettono anche di avere il pubblico all'interno. Sono stati ristrutturati gli spogliatoi, realizzati i bagni per i disabili e un piccolo magazzino per le associazioni sportive. Quindi è diventata anche quella una struttura che non hanno altre città a noi vicine, mentre noi è una delle tante, insomma. Quindi Fondi assolutamente non può lamentarsi a livello di strutture sportive. Certo, l'avanguardia. Ultima battuta, allora ci sentiamo a settembre per fare il punto su quello che sarà successo nel momento in cui sarà valutata la città. Assolutamente sì, io ti invito anche come media a partecipare alla conferenza stampa che ci sarà, penso sicuramente il 6 di settembre, in cui presenteremo alla Commissione Europea il programma di Fondi Città Europea dello Sport 2023. Ecco, ti bocca al lupo. Crepi.